Bene, ma oltre a lavorare parecchio su OpenStack, sei anche contributor in OpenStack, ma anche contributor in Docker, Linux Container, che va per la maggiore oggi. Ci spieghi in poche parole cosa è Docker, cosa sono i Linux Container e perché sono il futuro del deploy delle applicazioni in quello che è la direzione che sta prendendo l'IT, microservices applicati, quindi con i Linux Container. Beh, diciamo che prima di tutto Docker è il progetto open source che io ho visto crescere in una maniera più veloce e più sostanziosa. In americano si dice che è traction, per cui molte aziende, a partire da Microsoft, da Google, da Red Hat stessa, anche noi ci lavoriamo sopra, sono in canale, hanno il loro lavoro su questa realtà dei container perché è proprio un argomento molto hot, poi magari abbiamo la possibilità di approfondire un attimo gli ultimi summit Volentieri. su OpenStack e su Docker che ci sono stati lo scorso autunno. Però diciamo che questa cosa dei container non è soltanto una moda, come spesso succede nell'informatica, ogni anno abbiamo le parole chiave dell'informatica, ma questa è una cosa che è destinata a durare perché Traction sta creando una nuova industria praticamente. I container non sono un'idea nuova ed esistono da 10-15 anni, già FreeBSD e Solaris avevano delle soluzioni a container, per cui già in FreeBSD e Solaris alcuni anni fa si potevano isolare le applicazioni a un certo livello, a livello di processo, per cui i processi era come se fossero virtualizzati all'interno di uno spazio del sistema operativo condividendo il kernel e alcune parti, alcuni binari, alcune librerie. Diciamo che i container non sono diventati mainstream nell'industria del software finché non è arrivato Docker. Docker non è stato altro che una reinvenzione. È stato un riportare in auge i container usando tecnologie già esistenti come LXC, quindi Linux Container. Le persone che hanno fondato Docker hanno creato un wrapper, diciamo, intorno all'LXC per riuscire a gestire i container in maniera semplice. E la semplicità di utilizzo di Docker è una sua caratteristica importante perché lo rende, diciamo, essendo molto facile, tutto quanto è contenuto in un comando, consente a molti di iniziare a sperimentare immediatamente. Non è come dover lavorare sulle API del kernel, doversi studiare come funziona l'XC, comandi molto complicati. Ci sono comandi semplicissimi, tutorial molto chiari, e quindi diciamo che è diventato un tema molto importante da questo punto di vista. E i container hanno il vantaggio di permettere una maggior densità delle applicazioni sui server e sugli host. Questa è un'altra cosa che li rende appetibili oltre alla semplicità. I container poi consentono di creare queste strutture isolate molto veloci che condividono il kernel, per cui se noi pensiamo alla virtualizzazione classica abbiamo una struttura a silo in cui ogni macchina virtuale include il kernel, le librerie, quindi è una cosa verticale. Per quanto riguarda i container, invece abbiamo che i container girano sopra una piattaforma, nel nostro caso stiamo parlando di Docker, e Docker si interfaccia al kernel e quindi tutti i container in realtà usano lo stesso kernel sulla macchina e astraggono utilizzando i cgroups e i namespace le chiamate di sistema e permettono di creare queste porzioni isolate di sistema operativo che consentono a chi lavora con Docker di creare delle porzioni di software che si chiamano immagini che diventano portabili all'interno degli host di Docker e insomma ci sono tanti vantaggi. Non a caso Docker è una tecnologia molto utilizzata adesso che ha appunto questa traction.